esattamente in questo momento siamo a 890 km e mi mancano ancora due tacche, non finisce mai questo pieno. A questa velocità non si consuma un cazzo. Azzurra, tiene una velocità costante, 50, 60 all'ora, non di più. C'è la sua posizione di guida, vedete? Ha deciso di non usare le mani perché è stanco, stanco, stufa a questa velocità, non si può andare avanti così. Ciao! Vedete, questa è una guida perfetta. Piede leggermente appoggiato sull'acceleratore per tenere costanti a 1700 giri, un 56 di media, 55. Il piedino comodo perché poi è bello largo, up. E leggermente piega. È un primo piano, intanto la gente ci supera, ci ha appena fermato la polizia prima, incredibilmente, qui c'è un'ignoranza incredibile, non sapendo un cazzo di inglese, tranquillamente mi hanno lasciato fare. Senti, mi guarda strano, certo, con questa guida di pie. E niente, non c'ho il documento dietro, il passaporto è a riga per il visto. E quindi avevo solo i documenti della macchina e la patente. E lui non. Quella patente per lui poteva essere qualsiasi documento valido, va bene così. Cercava da bere la vodka era lì, davanti. Lui la cercava dietro, ha visto due birre consentite. Uffa sta cosa. Ha detto, va bene, vada, uso. Valdi, come on! Lunga, per fare 400 km a questa velocità ci metto 8 ore, ma risparmio 15 euro su una distanza tale. 15 euro qua, 5 euro là, 3 euro là e vado avanti. Ricordo che al momento l'Azzurra possiede la bellezza di esattamente 5 lat, ovvero 7 euro, né più che meno 10 lat, cioè 3 euro. Una trentina di euro sulla carta di credito e basta, questo è. E sta andando avanti così da 3 giorni, sta aspettando una ricarica che arrivi dall'Italia, ma non arriva. Non si sa, sono persi completamente i contatti con la famiglia non risponde più. Fratelli, cugini, madri, padri non rispondono, né messaggi, niente, né MSN. Spariti tutti. È zona isolata e vuole entrare almeno in Russia che è un minimo di tranquillità. Tranquillità si chiama cauzione. 300 euro che sono dovuto lasciare a questi cazzo di gente che mi hanno noleggiato la macchina e che li avrò solo dopo 10 giorni. Questo è il fatto, non subito, se no non mi preoccuperei. Vabbè, li lascio, ritorno alla mia guida, la mia guida sicura. Tre mani, come si dice, con la terza gamba, andiamo, 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 andiamo.